Un vecchio di nome Daniel Baker, che viveva vicino a Lebanon, nell'Iowa, era sospettato dai suoi vecchi vicini di aver ucciso un venditore ambulante al quale aveva permesso di passare la notte in casa sua. Accadde nel 1853, quando i venditori ambulanti erano più comuni nei paesi ad ovest di quanto lo siano ora, ed erano soggetti ad un considerevole pericolo. I venditori con i loro bagagli attraversavano il paese lungo ogni sorta di strade solitarie ed erano costretti a fare affidamento sulle persone del luogo per ricevere ospitalità. Ciò li portava a conoscere strani personaggi, alcuni dei quali non erano molto scrupolosi nel guadagnarsi da vivere, essendo per loro l'omicidio un sistema accettabile a quel fine. Occasionalmente accadeva che un venditore con un bagaglio ridotto ed un borsellino gonfio arrivasse fino all'abitazione isolata di qualche tipo poco raccomandabile e poi se ne perdessero le tracce. Tali nomi erano dati negli insediamenti dell'Est solo alle persone anziane che non erano stimate. Alla generale cattiva reputazione per indignità sociale si aggiungeva lo speciale disonore per l'età. Un venditore era arrivato alla sua casa e non era uscito. Questo è tutto quel che si sa. 7 anni dopo, il reverendo Cummings, un padre battista ben conosciuto in quella parte del paese, passava una notte accanto alla fattoria di Baker. Non era molto scuro, c'era un po' di luna da qualche parte sopra il leggero velo di nebbia che copriva la terra. Mr. Cummings, che era una persona allegra, fischiava una melodia, che interrompeva di tanto in tanto per dire un'amichevole parola di incoraggiamento al suo cavallo. Quando arrivò ad un piccolo ponte che attraversava una gola asciutta, vide su di esso la figura di un uomo delineata nettamente contro il grigio della foresta piena di nebbia. L'uomo aveva qualcosa legato alla schiena e portava un bastone pesante. Evidentemente era un venditore ambulante. Nel suo atteggiamento c'era un che di assente. Mr. Cummings, quando arrivò davanti a lui, fermò il cavallo, lo salutò cordialmente e lo invitò a sedersi sul calesse, aggiungendo: «Se state andando nella mia stessa direzione». L'uomo sollevò la testa, lo guardò dritto in faccia, ma non rispose né fece alcun movimento. Il prete, con benevola insistenza, ripeté il suo invito. A questo punto, l'uomo sollevò la mano destra dal fianco e indicò verso il basso, rimanendo sul margine estremo del ponte. Mr. Cummings guardò dietro di lui, nella gola, ma non vide nulla di insolito. E allora spostò il suo sguardo di nuovo sull'uomo. Era scomparso. Il cavallo, che per tutto il tempo era stato stranamente agitato, in quel momento emise uno sbuffo di terrore ed iniziò a correre. Prima di riguadagnare il controllo dell'animale, il prete arrivò alla cresta della collina, un centinaio di metri oltre. Guardò indietro e vide di nuovo la figura, allo stesso posto e nello stesso atteggiamento nel quale lo aveva osservato la prima volta. Poi, improvvisamente, fu consapevole di una sensazione di sovrannaturale e si diresse a casa tanto velocemente quanto il compiacente cavallo riusciva ad andare. Arrivato a casa, raccontò la sua avventura ai familiari e la mattina dopo, sul presto, accompagnato da due vicini, John Corwell e Abner Reiser, tornò in quel luogo. Trovarono il corpo del vecchio Baker impiccato ad una trave del ponte, immediatamente sotto il punto dove c'era stata l'apparizione. Una spessa coltre di polvere, leggermente inumidita dalla nebbia, copriva il pavimento del ponte, ma le uniche orme erano quelle del cavallo di Mr. Cummings. Nel tirar giù il corpo, gli uomini sollevarono il terreno soffice e friabile del pendio sottostante, mettendo in luce delle ossa umane già in parte scoperte dall'acqua e dal gelo. Furono identificate come quelle del venditore di cui non si era saputo più nulla. Dopo una duplice inchiesta, il coroner stabilì che Daniel Baker era morto di propria mano per un improvviso eccesso di follia e che Samuel Morritz era stato ucciso da una o più persone sconosciute.